tavolo. Contro lo Stato oppure le sue articolazioni sul territorio, perché qui diventa molto complicato, perché noi il nostro interlocutore che ci dovrebbe difendere è lo Stato e la Regione, quello che, contro il quale dobbiamo combattere, perché oltretutto una piccola comunità come la nostra, le 7.000 abitanti, che comunque, 7.000? Sì, che comunque in un momento di difficoltà economica deve sobbarcarsi varie spese. Spese legali, spese di perizie tecniche, diventa effettivamente problematico dare risposte alla popolazione che giustamente si allarma per una cosa del genere. Voi immaginate, non c'è bisogno di spiegarlo, basta guardare a distanza di 400 metri lineari dalle scuole, dalle attività economiche, a 20 metri dalle case. Io non lo so chi abbia potuto mai pensare di poter realizzare una cosa del genere. Sì, una cosa. Ma se un cittadino mi dovesse chiedere l'autorizzazione per mettere un canile, io non glielo posso fare. Ah, neanche. Non glielo posso. Quindi immaginate che la rabbia per un cittadino. E come fanno fatta ad avere. È stata fatta con un procedimento particolare, non so se l'ha spiegato già. No, in cui il comune è stato bypassato, perché il provvedimento lo rilascia la regione. Quindi senza conferenza di servizi. Con una conferenza di servizi. L'ha fatto però soltanto senza come. Il comune era presente. Con il parere negativo del comune. Non so se l'hanno spiegato bene. Eravamo appena. In realtà il comune all'epoca riteneva, non ero io il sindaco pro tempore, però cerco di interpretare quello, di realizzare un parco eolico. Il parco eolico sarebbe le pale eoliche, che erano a distanza di molti chilometri dalla zona, per produrre energia elettrica e per avere una delle royalty. In realtà questa terna, insieme alla società che aveva chiesto questa autorizzazione, hanno inserito in modo surrettizio pure la realizzazione stagionale, senza alcun progetto e senza nessuna possibilità di far capire cosa si volesse fare. Quando all'epoca andarono in conferenza di servizi, andarono per l'approvazione di un parco eolico, quindi il parere all'epoca fu positivo da parte del comune.